scocciata, perché qui dentro non succede mai niente, contessa. Ah, e che cosa vuoi che accada? Lo so io che vuoi che accada. Tu pulissi più bello il giubinotto. No. Contessa! Che c'è? Sento dei rumori. Forse sta arrivando qualcuno. Contessa, ti vuoi nascondere? Vuoi fare uno scherzetto? Sì. E poi... Questo teatro è stato venduto al comune, qui diventerà un parcheggio. Io ho provato a spiegargli un pochino che qui c'erano 15 attori che stavano preparando uno spettacolo. Suri mi chiama così che è la porcarica giusta. Ma loro hanno detto che non gliene frega proprio niente. Hanno detto che la gente ormai al teatro non ci va più. La gente vuole ridere. C'è nessuno? Madonna! Mamma mia, che paura! Da una volta! Moscerino! Moscardino! Moschettone! Mosciantò. Ma che strofa apposta è questa? Ah signore, proprio sto proprio guaiato, eh! Lo vuole, si dice. E dai, che è con questo tu? Si dice lo vuole. O con tu, o con tu, sei buono. Ma che caffè? Ma che caffè? Non è caffè. Ma che caffè? Ah, hai sbagliato la tonalità, sbagliata. Che caffè? Loro dicono che è buono. Assaggio e pomodoro. Me lo prendo perché non ho preso proprio niente stamattina. Grazie. Grazie veramente, grazie. Con me, con me. E datemi il tempo per andare alla bocca. Con me, con me. Un momento. Allo? Con me. Caffè a tabacco? Come caffè a tabacco? Io per un chilo di caffè ci metto 300 grammi da fare. Oh. E perché fate questo? È per risparmiare. Io non capisco, ma il tabacco costa più del caffè? No, per me è gratis. Come gratis? Spiegate meglio. Sì, perché prendi mozzicone di sigarette che lasciano gli attori. Che schifo! Che schifo, ma che l'ha fatto bene questa animala? Ma poi non mi lasciano a metà. Comunque mi piace mozzicone a terra e ti tocca a me, mattina. Che schifo! Ma aspetta, sento pure un altro sapore strano, sento. Origano. Metti l'origano del caffè. C'è. Miscela un po' così, eh? Origano, rosa maria, sale, olio, pepe. Ci mette pure l'origano, così facciamo la puttanesca, facciamo. Bravo! Così lo devo chiamare. Caffè alla puttanesca. Scappa! Mi avete dimenticato qualche mese. Ma che cosa hai fatto allora al braccio? Che cosa hai fatto? Hai visto? Me lo sono rotto 15 giorni fa uscendo dal... Oh, mamma mia, mamma mia. E te l'hanno amputato? Sì. Me l'hanno amputato, no? Poi me lo sono portato qui dietro, lo porto con ricordo, eh? Che devo portare... È stato il mio fidanzato, è stato il mio fidanzato. Siete fidanzato? Deve essere un non vedente, sicuramente. E alto 1,25 m, se lo vedete, Un piazzerotto per Rico. Però si chiama Pasqualone. Come? 1,25 m si chiama Pasqualone, come mai? Chissà perché! Chissà perché! Ma basta, tra poco qui arriveranno le ruspe e butteranno tutto a terra. Perciò, sì. Mamma mia, di le ruspe. Allora sei ruspante? Ma la cosa! Non mi toccare! Tu non capisci proprio niente a loro! Quindi se non ve ne andate rimarrete tutto quanto sotto la macella. Ah, oh, bellissimo! Così facciamo l'inverno di Cristal. Che inverno di Cristal? Quello era un ingegno, l'inverno di Cristal. Ma che ancora? Così sai che fai? Ti vesti di tavolino, ti metto un cappello in capo, ti metto capo a mano, vieni nell'ingegno che viene a salvare, non ti manco per te ancora tutto purtroppo, che dici, mi salvi, mi viene a salvare. Ma già no, ti trasso sotto le macelle, non ti salva nessuno, tanto meno io. Sì. Dai, i nipoti, Porta pure a loro, anche se mi sono un po' di guardare, tu non capisci dove vieni.
paura che mi avete fatto, mamma mia. Guarda, camminava sul filo d'acciaio. Si spezzava un filo. E cade colpa mia! Che c'è? Poi comunque c'era la rete di protezione sotto. Non succedeva niente, no? Sfondato. La sabbia a terra, comunque tu dici colpo, la sabbia ci sta. Sì. Inavvertitamente bagnata. Non pensavo. Più dura del cemento armato. Sì. Dimmi, ma questa persona è morta? No. Si è salvata? Peggio. Peggio della morte. Tre gambe rotte. Tre gambe rotte. Ma non mi trovo con il conto, questa persona che teneva tre cose, teneva, scusatemi. Due dell'acrobata e uno dell'assistente che si trovava passando là sotto in quel preciso momento istante. C'è ma chi tu puoi venire da sotto, non c'entrava niente, pur se è tutta la cosa. Era un calunniatore. Anche lui diceva che io portavo male. Ma come fa a dire una cosa del genere? Come si permette una persona a dire una cosa del genere? Come portare male? Che vi siete fatti al braccio? No, niente, 15 giorni fa, uscendo di corsa dal teatro, dopo aver parlato con una persona... con una... Com'è? Scusate, non c'è nessun nesso casuale, per carità. Ma non era lei quella persona che io ho parlato prima di uscire che voi... E beh, e cosa volete insinuare? Insinuare? Che insinuare? Che mi sono rotto il braccio! No! Vi siete rotto solo il braccio! Chi hai chiesto? Scusatemi. Eh no, vi potevate rompere anche... una gamba. Oppure anche... Tutte e due gambe. E come faceva tutta la casa? No, la fronte no! No! E non fate gli scongiuri! Siete voi? Tu me ne? Pensavo che stavi scoppiando oggi con me. Je suis un agent secreté. Agente? Secreté! Sì, e le cassette dove l'avete rimasto? Faccia la ballerina. Faccia la ballerina che è meglio. Sì. Ma passato lì e mangio prosciutto. Pure a me, non mangio più prosciutto.